Siamo qui perché abbiamo bisogno di una sola firma per poter concretamente donare 2 milioni e 500 mila euro, che sono i soldi che il movimento si toglie spontaneamente dai stipendi dei parlamentari, alle piccole e medie imprese. È il secondo Restitution Day del movimento, che aveva già ridato 2 milioni di euro di rimborsi. Restituiamo solo noi è lo slogan rivolto a tutti i partiti, ma soprattutto a Renzi, è la risposta alla sfida lanciata due giorni fa da Milano dal neo segretario del PD. La proposta a collaborare sulle riforme, a cominciare dalla legge elettorale e dall'abolizione del Senato in cambio dell'immediata restituzione dei rimborsi maturati, offerta già respinta da Beppe Grillo. Se Renzi accetta tutti i nostri 20 punti di programma, dice oggi Di Battista, allora sì che collaboriamo, anzi gli offriamo pure un caffè. Noi siamo disposti a sederci intorno a un tavolo se abolirà il conflitto di interessi, farà una seria legge anticorruzione, un referendum propositivo per quanto riguarda l'uscita dall'euro, del sostegno alle piccole e medie imprese, tagliare tutti gli stipendi dei propri deputati e senatori, l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento e il reddito cittadinanza per tutti i cittadini italiani. I 5 Stelle hanno preparato un assegno, è vero, ma ad una condizione: versare i soldi sul fondo di garanzia per la piccola e media impresa approvato il 5 agosto scorso. Il ministro dell'economia denuncia non ha ancora emanato il decreto attuativo che rende operativo quel conto, e finché Saccomanni resta fermo, promettono, noi rimarremo qui davanti.